Allora, iniziamo il video con un po' di pioggia. Vi faccio vedere la giornata. Quindi avevamo iniziato a preparare le canne, è iniziato a piovere. Ora vediamo, appena smette proviamo subito a buttare una canna per l'orata. Diciamo che le condizioni sono quelle che mi piacciono. Vediamo un po', aspettiamo che almeno che diminuisca un po' e poi ci proviamo. A dopo. Allora signori, ci proviamo un po' contro la pioggia. Innesco e bite clip, un bel bibi. Voglio provare all'orata, comunque questa bassa pressione magari fa girare i pesci un po' più grossi. Ora, anche un po' con la pioggia, provo a fare un lancio. Quindi bite clip, proviamo a spingere il più lontano possibile. Vediamo se qualcosa ci fa muovere la canna. Eccoci. Allora, tre canne in acqua col bibi, per ora nessuna mangiata. Ha smesso ora di piovere, vediamo un po' se il tempo ci grazia. Allora, vi volevo far vedere gli ami che sto usando ultimamente per l'orata. È la linea pesca col mosca, è la serie 550BN, questi sono del 4, ottimi per i bibi. Ora magari vi metto qualche foto di qualche cattura che abbiamo fatto, sono ami eccezionali. Un po' di orate le ho prese, magari vi metto le foto perché non abbiamo fatto il video, eravamo ospiti in uno spot e quindi non abbiamo preferito non fare il video. Speriamo di fare qualche cattura, ora ci proviamo. Come fa a buio mettiamo due canne anche per il serra, quest'anno non ne ho ancora visto sinceramente. E vediamo un po' se qualcosa viene a trovarci. Mi raccomando, provateli. Allora signori, prima mangiata della serata sul bigli, appena fatto buio. Ora non sento testate, non so cosa sia. Vediamo un po' cosa è venuto a trovare. Vediamoci di maglia. In questa sessione di pesca sto usando tre prodotti della linea pesca col mosca: Shock Leader 2657, le giraline in acciaio e gli ami che vi ho già fatto vedere. Provateli perché sono davvero prodotti di ottimo livello. Anche se non è un pesce di grosse dimensioni, come vedete c'è l'acqua bassissima, ci saranno nella secca 10 cm d'acqua e quindi il recupero diventa un attimino difficoltoso e sempre un po' delicato, però ci ha fatto divertire anche questo ratello. Eccoci qua, come vi ho detto, questi ami qua non perdonano. Allora signori, l'abbiamo cercato e l'abbiamo trovato, non è enorme, il serracchiotto. Montatura col bite clip, ho cercato di spingere il più lontano possibile, ho diminuito la misura degli ami e ha ingoiato e ci è rimasto. Quindi, primo serracchiotto della stagione. Allora signori, come rivedete dal mio occhiale, è iniziata a piovere. Ora, un serracchiotto l'abbiamo preso. Li abbiamo cercati tutta la sera, ma due mangiate a vuoto e sono andati via. Allora ho diminuito la misura degli ami e questo è ingoiato e rimasto. Due ratelle le abbiamo tenute. Ora vediamo un po', sta iniziando a piovere e non poco, quindi penso che la pescata sia quasi volta al termine. Ho tutte le canne in acqua, vediamo se gli ultimi recuperi ci regalano qualcosa, altrimenti smontiamo e penso che per oggi basta così. Le temperature sono scese almeno 10 gradi, un po' di attività sul picco di alta marea e per ora è un'oretta che non si vede una mangiata. Ora aspetta un altro po', vediamo se
se qualcosa si muove.